Davide Vitturini, intanto come stai? Quali sono le tue condizioni fisiche? No, sto meglio, sto molto meglio. In settimana dovrei iniziare con il gruppo, quindi sono contento perché star fermi è sempre brutto e dura stare fermi, quindi non vedo l'ora di iniziare e credo che sia arrivato il momento. Dopo l'ultimo turno di campionato la classifica del Pescara si è aggravata, però i numeri non vanno in campo, ci vanno gli uomini, questo per chiederti se a livello proprio mentale, che poi è quella che conta, siete ancora convinti di poter lottare. Ma sì, se il Palermo pareggia a Napoli e il Crotone vince con l'Empoli, perché non dovremmo crederci e cercare di giocare tutte le partite per vincerle? Io credo fortemente che possiamo fare quantomeno bene e sicuramente non onoreremo il campionato fino alla fine. Le prime partite del campionato, diciamo quasi tutto il girone di andata, avete espresso tutto sommato un gioco brillante seppure a tratti, però nell'ultima gara in particolare con l'Inter questo non è accaduto, secondo te perché? Ma il motivo non lo so, le motivazioni possono essere tante, soprattutto può contare il fatto mentale. Quando non vengono i risultati è sempre difficile ripartire e essere spensierati. A noi un po' ci manca questo e dovremmo ripartire da questo per cercare di fare più punti possibili nelle prossime gare. In pochi giorni due partite che, lo diciamo da tanto tempo, saranno fondamentali per voi. Le giocate in casa, davanti al vostro pubblico, prima la Fiorentina e poi la Lazio. Insomma, bisogna davvero giocarla con le unghie e con i denti. Sì, assolutamente. L'atteggiamento deve essere quello di volerle vincere, quantomeno di non perderle. Poi si vedrà, ma sicuramente sono due partite molto difficili. Affrontiamo squadre difficili, ma così come tutte le altre in Serie A. Quindi dobbiamo mettercela tutta, giochiamo di fronte ai nostri tifosi e quindi ci sosterranno e proveremo a vincerle.